Ben ritrovati amici di Gilda News, sono tante le notizie di questa settimana. I motivi che hanno portato la Gilda a rompere le trattative con il MIUR sono legati al fatto che il governo mantiene una posizione determinata nel voler introdurre la chiamata diretta negli ambiti territoriali. La Gilda, dichiara di meglio, si preparerà ad impugnare eventuali atti unilaterali dell'amministrazione per rilevare tutti i profili di incostituzionalità. L'amministrazione tenta maldestramente di celare le sue difficoltà nel dover gestire le misure introdotte dalla 107 che si stanno dimostrando fallimentari. Per questo, preside della CISL, CGL, Will Snals, con un comunicato stampa unitario, prendono le distanze dall'Associazione Nazionale Presidi, ribadendo come la chiamata diretta rappresenti un grave errore, schierandosi quindi a sostegno del lavoro cooperativo nella scuola. Difficile percorso per la formazione del comitato di valutazione, numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione che evidenziano come i dirigenti scolastici fanno eleggere i docenti di loro fiducia. L'ufficio legale della Gilda ottiene ancora sentenze positive. A Latina il giudice accoglie la richiesta di inserimento in Gaidi diplomati in magistrale ante 2001 di altre 5 ricorrenti. E a Lucca il giudice ha accolto l'istanza di alcuni docenti sostenuti dall'ufficio legale della Gilda, ottenendo un risarcimento di 6 mensilità a seguito della tardiva stabilizzazione. Le organizzazioni sindacali hanno presentato ricorso al TAR del Lazio per la mancata assegnazione del bonus ai docenti neoassunti. Con quest'ultima impegnativa sommano a 3 i ricorsi finora presentati unitariamente dai sindacati. Ecco la tempistica del concorso 2016, bando il 1 febbraio, nessun test preselettivo, prova scritta a fine marzo, orale a giugno. 2 delle 8 domande saranno di lingua straniera, passerà un docente su 3. Nuova classe di concorso per italiano a 023 che permetterà l'insegnamento della lingua per stranieri nella secondaria di prima e secondo grado e nei corsi di formazione per adulti. Si attendono comunicazioni dal MIUR in materia di valutazione dei titoli di accesso. Le iscrizioni alle prime classi scuole primarie avverranno online. I genitori possono iniziare a registrarsi nell'apposita piattaforma dedicata sul sito del MIUR. La legge Fornero continua a dettar legge sul fronte pensioni. Nonostante le modifiche del sistema pensionistico, la flessibilità tanto decantata dal governo Renzi a costo zero potrebbe rivelarsi una bufola, causando ancor di più il crollo ad un sistema già in crisi. Da una denuncia partita dalla trasmissione Striscia la Notizia si evince come molte scuole paritarie sfruttino il lavoro dei docenti, pagandoli male e facendoli lavorare il doppio delle ore stabilite dal contratto. Chiara Dossi, sociologa di Arco, in provincia di Trento, malata di tumore, è stata contattata dall'INPS tramite lettera per non essere stata trovata in casa durante la visita fiscale. Un fatto grave ed increscioso che ha portato la Dossi a reagire e a iniziare una battaglia per i diritti del malato. La sua lotta ha fatto sì che la provincia di Trento non invierà più visite fiscali ai malati con certificati gravi. Sempre più insegnanti, soprattutto in questi tempi, sono colpiti da una curiosa sensazione psicologica, la sindrome dello sdoppiamento, appunto quell'essere due prof in uno, dividendosi tra lezioni del mattino ed estenuanti riunioni al pomeriggio, causando eccessivo stress. La Corte di Cassazione ha stabilito che anche se i professori assumono atteggiamenti provocatori non bisogna avere reazioni incontrollate. Lo sa bene un genitore che dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente l'insegnante si è visto infliggere una condanna per ingiurie e lesioni. Situazione completamente contraria a Bari, dove una docente di 52 anni ha dovuto abbandonare la scuola media dove lavorava perché accusata da genitori e studenti di essere troppo severa. La docente, invitata anche dal dirigente scolastico a lasciare l'incarico, ha reso pubblico questo grave episodio. In chiusura non si placano le polemiche sulla presenza di Faraone al seminario organizzato a Palermo dalla CGL. Il Movimento 5 Stelle, in un'interrogazione parlamentare, chiede che si faccia chiarezza sulla vicenda. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it o scaricare l'app sul vostro smartphone. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime news.